Tanto ci sono squalifiche dalla batteria precedente delle 8 della finale. Tra le 8 della finale. Il terz'ultimo da destra è Matteo Galvan, che ha buone possibilità di entrare fra i 4. È in buona condizione di forma. Recentemente 45-59 proprio a Milano ai campionati italiani, si dice che si è ritrovato, fatto il limite personale Matteo Galvan. Pericoli arrivano dall'interno in seconda, anche e terza se lo si aspettava a livello più basso quanto a tempo, più alto quanto a rendimento, già da qualche tempo si sta ben difendendo Matteo Galvan. Passano i primi 4 e deve difendere dall'attacco del giamaicano questo quarto posto senza imballarsi, anzi recuperando qualcosa, passa il turno. Terzo quarto, perché alla fine c'è stato il cedimento. Nettamente no, 3 centesimi il suo primato. Vediamo Arman Hall, che a questo punto è secondo. All'interno Masrahi a rimontare, torna sotto Matteo Galvan e anche Javon Francis. E rimane quinto e al momento escluso l'americano dalla rimonta altrui, ma il tempo dovrebbe dare ripescaggio. Vediamo il tempo di Matteo Galvan, che potrebbe aver avvicinato il suo di tempo. Poi all'esterno Sheikh El Veli, il ragazzino della Mauritania, molto più dietro ovviamente qui. Ecco, Matteo è stato un po' sfortunato, perché è meglio trovare un paio di punte davanti che vanno via e tu non te ne curi, piuttosto che dover lottare fino all'ultimo metro perché trovi degli outsider. Infatti, poi però vediamo, fai il tuo primato. Eh sì, questo è sicuro, ma questo costerà un pochettino, perché vedete come spinge e torna sotto molto bene nella parte finale e addirittura il tuffo, quindi molto bene Matteo Galvani. 40...